Sei sicuro di star facendo la cosa giusta? Ciao, sono Monica e benvenuta in questa nuova puntata della Monday Motivation e questa mattina ti voglio parlare proprio di questo, cioè come fare a capire se stai facendo le cose giuste nel modo giusto. C'è una differenza sostanziale nel fare le cose nel modo giusto e fare le cose giuste. E quasi tutti la ignorano, e lo vedo soprattutto per strada, al lavoro, ma soprattutto a scuola, che è il posto che prima di tutti ci dovrebbe insegnare come si fa ad individuare quali sono le cose giuste da fare. E sembra strano che le istituzioni per prime non ci insegnino il modo giusto per individuare le azioni che sono veramente importanti da fare. Ma come al solito, le cose più importanti della vita le dobbiamo imparare da soli, e soprattutto se le istituzioni ci dessero tutte le informazioni possibili per ottimizzarci al 100%, allora saremmo tutti degli imprenditori. E per questo sono felice di poter condividere questo con te oggi, perché potrei partire un passo avanti a tutti gli altri. Quindi, efficienza significa fare le cose nel modo giusto, efficacia invece significa fare le cose giuste, e questo è il signor Peter Drucker a dirlo. Ti ricordi quando eri bambino e quello che ti hanno insegnato a fare a casa? Nello sport e a scuola. Ciò che tu dovevi fare era eseguire dei compiti che loro ti dicevano di fare e farli al meglio, e non ti hanno mai insegnato a ragionare per obiettivi. Il punto è: devo raggiungere uno scopo e trovo il modo più breve per arrivarci. Ciò che ci hanno sempre insegnato a fare non è essere delle persone efficaci, ma delle persone efficienti. L'efficacia deve sempre precedere l'efficienza perché ci dà la direzione in cui noi stiamo andando. Se non sappiamo qual è lo scopo, qual è l'obiettivo, non potremo mai eseguire un compito nel più breve tempo possibile e nel miglior modo possibile, quindi essere efficienti. Questa cosa può sembrare logicamente assurda, ma è tutto quello che succede agli studenti e agli impiegati e a tutta quella gente per strada che, se ti giri intorno, sta sempre lì a rincorrere impegni, a cercare di fare quante più cose possibile, ma sono cose che gli sono state imposte dall'alto o assegnate da qualcun altro, che non sono per niente funzionali al raggiungimento del loro obiettivo. Essere efficaci significa semplicemente individuare soluzioni semplici a problemi complessi, ma anche massimizzare il risultato usando il minor numero di risorse possibile, minimo input ma massimo output. E questo è ben diverso nel fare mille cose nel più breve tempo possibile come degli automi, che è proprio quello che ci è stato insegnato da una vita. Dobbiamo sempre aver presente qual è la nostra rotta, dove stiamo andando e che scopo vogliamo raggiungere, e individuare quali sono le azioni che veramente ci possono portare lì nel minor tempo possibile, senza perdere tempo nel fare tante cose nel più breve tempo possibile. Una persona efficace è una persona che mette sempre in dubbio e in discussione le proprie azioni. Se fa un piano per raggiungere un obiettivo, ma poi in corso d'opera si rende conto che quelle cose non funzionano più, le lascia andare, non persevera e continua a eseguire quelle azioni che non portano più da nessuna parte. Una persona efficace lascia da parte l'orgoglio ed è sempre lì pronta a mettersi in discussione. Devi sempre essere lì pronto a rivedere il tuo percorso, a metterti in discussione e a trovare sempre modi nuovi per migliorare. Per me le persone efficienti sono un po' come dei muli, sono sempre lì con i paraocchi a guardare fisso davanti a loro, perché delle cose che stanno facendo. Cercano di ottimizzare il loro tempo con delle super agende in cui cercano di farci entrare quante più cose possibili, ma non si chiedono: queste cose che io inserisco nella mia agenda sono veramente funzionali a quello che io voglio fare, alla mia felicità, al mio stato mentale? Se se lo chiedessero, la risposta probabilmente sarebbe no, e parecchie di quelle azioni sono del tutto inutili e possono essere evitate ed eliminate in un'ottica veramente efficace. Per me la pianificazione viene prima di tutto. Prima si decide l'obiettivo, poi si pianifica e poi si cerca di fare quelle poche azioni nel minor tempo possibile. Quindi pianificazione, poi si decidono efficacemente quali sono le azioni e poi efficientemente si eseguono quelle azioni che veramente abbiamo ritenuto importanti. Tutto questo ovviamente avrà il beneficio di sollevarti dallo stress, perché lo stress è proprio causato dal fatto che noi cerchiamo di fare troppe cose nel più breve tempo possibile, e ciò ovviamente porta a un sovraccarico sistema nervoso, perché si rende conto che non ha un attimo di pausa, non ha un attimo per pensare e deve sempre essere sul pezzo per completare tutte le attività. Ma se noi ci lasciamo libertà, individuiamo pochissime azioni da fare con calma ma con efficienza, troveremo molta più soddisfazione e molta più motivazione per continuare ad agire e per perseguire i nostri obiettivi. Bene, per oggi è tutto. Mi piacerebbe sapere nei commenti qui sotto se sei una persona prevalentemente efficace o efficiente, cioè se fai tante cose e cerchi di farle nel minor tempo possibile, o se sei una persona efficace e quindi cerchi di individuare poche azioni e farle nel modo corretto. Non scordarti di iscriverti al mio canale YouTube qui sotto, di seguirmi su Instagram, e noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata della Monday Motivation. Ciao!